Ciao ragazzi, benvenuti nella terza parte. Nell'ultimo video che avevo fatto abbiamo fatto vedere praticamente l'Arnia, cioè alcune sue funzioni e poi abbiamo fatto vedere che avevamo preso la famiglia e l'avevamo messa all'interno. Per chi non è ancora esperto nel campo, praticamente dopo aver acquistato la prima famiglia d'api, no? Primo nucleo d'api, da 3-4 telaini, dipende quanto viene richiesto, viene messa poi appunto in un'arnia e tutto. Adesso facciamo finta che le nostre api siano all'interno di questa arnia di polistirolo che vedete qua e poi praticamente andiamo a vedere che cosa bisogna fare per mantenere la famiglia in modo che non scusate un attimo, mantenere la famiglia di modo che questa venga monitorata, vedremo il controllo della regina che è la prima cosa da fare. E poi cominciamo a riconoscere nei telai se ci sono covata, se la regina cova, se ci sono le scorte, se c'è il polline e com'è un po', diciamo, l'andazzo di questo primo nucleo che noi abbiamo acquistato. Quindi abbiamo qua il nostro nucleo, andiamo ad aprirlo, gli mettiamo un po' di fumo di modo che loro non si praticamente arrabbiano molto. Ecco, questa è la famiglia che abbiamo acquistato. Facciamo finta che sia questa. Una cosa importante che consiglio a tutti gli apicoltori nuovi su questo canale e anche nuovi proprio nel settore, diciamo, apistico, io vi consiglio sempre, io indosso una maglia gialla oppure addirittura sto del suo nudo, vabbè, ma quello voi non dovete farlo. Ci sono varie tute che le vedremo poi magari in un altro video, adesso faremo poi un video sull'attrezzatura ben fatto e tutto. Comunque le attrezzature possono essere molte e il vestiario è una cosa molto importante. Io ho notato che se l'apicoltore mantiene una certa calma ed è tranquillo nei movimenti, nello spostarsi e comunque non è agitato, non ha problemi per la testa, non bisogna avere nessun tipo di problema nella testa. Tu sei nuovo, hai paura delle api e ti comporti semplicemente con calma, come se tu volessi essere parte di loro e dargli semplicemente una piccola mano a risolvere alcuni loro problemi. Loro vedrete, vi accorgerete che se non è proprio qualche aperella pazza, non vi disturbano più di tanto e non vi fanno nulla. Adesso controlliamo i telai qua. Com'è la situazione sull'arnia, se si è ripresa, anche perché questa qua era un'arnia che io avevo praticamente, se guardate i miei video, i vecchi video, vedete tutto. Questa è praticamente è la situazione adesso. Questo telaio qua come minimo ci saranno dentro, non so, penso che ci siano 3 o 4 kg di miele solo da questa parte. Io mi metto girato per farvi vedere il più possibile quanto si è ripresa quest'arnia, quanto polline hanno portato, quanta covata c'è. È una cosa micidiale. Come potete vedere ci sarà, non so, qua dentro veramente qua altro che scorte. Sono contento anche perché si è ripresa. Vabbè, tornando noi, cosa bisogna controllare in un'arnia? Bisogna controllare le scorte, la covata, la percolazione, che le api siano in buona salute, lo vedete comunque che non sono belle lucenti, luccicanti. Ma come prima cosa, la cosa più importante che voi dovete andare a fare è quello di controllare la regina, se c'è la regina. La regina nell'arnia svolge un ruolo molto molto importante e deve sempre sempre praticamente essere presente in una famiglia perché queste possano lavorare tranquille e sicure. Adesso sicuramente non taglierò poi qualche scena fino a che non trovo la regina, perché questa arnia qua non la apro da un bel po' e quindi è anche incollata, tribulo un po' a tirare fuori i telai. Allora, qui andiamo a cercare la regina, vediamo tantissime scorte di miele. Io penso di. Qui siamo adesso al tempo dell'invernamento, poi dovremmo andare a invernare appunto le api e dovete comunque accertarvi che ci siano abbastanza scorte perché queste possono affrontare l'inverno. Ok, abbiamo trovato con molta fortuna la nostra regina che potete vedere qua, si sta muovendo, è una verde e poi se andate a vedere anche nei video vedrete le colorazioni in base agli anni.
La regina gira, va in cerca di spazi vuoti per poter deporre le uova e come tutti sanno le api regina praticamente depongono un bel po' di uova al giorno, adesso i numeri non me li ricordo, ma se andate a vedere i video che avevo fatto praticamente precedentemente, riuscite, andate a vedere l'ape regina e lì vedrete praticamente tutto quello che è l'ape regina. Adesso, dopo aver controllato la vostra bella arnia, questo procedimento dovrete farlo almeno ogni 15 giorni, andare a controllare che sia tutto a posto, che ci sia covata percolata, che ci sia covata fresca, che ci sia miele, che ci sia polline soprattutto, perché il polline serve per nutrire le larve. E come poi volete, come potete vedere, qua abbiamo moltissime larve e di conseguenza anche moltissime scorte, quindi diciamo che l'arnia già solo da queste cose si può vedere che è in salute. L'altra cosa importante sicuramente è il numero di api, la quantità di api che c'è nella famiglia. Più sono le api, più loro lavorano con diciamo, una certa, dividono abbastanza compiti. In base anche alla quantità di api si va poi a, la regina poi va anche a praticamente depone in base a quanto, quant'è l'esigenza che ci si può stare dietro a curare appunto le larve giovani e queste cose qua. Se le api sono poche, le larve vengono trascurate e di conseguenza non vengono calcolate e quindi la regina vede questa cosa e non depone più. Qui abbiamo tutta covata, abbiamo intorno, intanto in un telaino abbiamo, come si legge un telaino? Abbiamo, normalmente abbiamo tutte le scorte di miele che vengono messe intorno. Le api iniziano dall'alto, verso il basso a opercolare praticamente il miele. Opercolare cosa vuol dire? Dopo che il miele ha raggiunto la sua, diciamo, la sua umidità giusta, questo viene poi sigillato con un opercolo di cera, di modo che quello viene praticamente conservato poi per l'inverno oppure quando c'è il bisogno di poterlo mangiare. Al centro invece abbiamo delle celle che rimangono comunque vuote, sono sempre tutte comunque inclinate perché così il miele non può praticamente uscire. E la regina cosa fa? Va verso il centro a deporre le uova per far sì che praticamente la covata viene quasi distribuita sempre spesso e volentieri verso la parte centrale. E guardiamo anche dall'altra parte, stessa cosa, adesso non so se si può vedere, tutte le celle all'interno praticamente sono piene di larvette che vengono nutrite appunto con il polline che l'avete visto nell'altro telaio prima. Qui abbiamo, ecco qua. Allora, arrivando, tornando noi per il discorso che stavo facendo prima, il controllo non è solo la regina, ma la cosa più importante che l'apicoltore deve fare è questa: controllare queste celle, queste bozze che vedete qua, le vedete? Queste qua sono abbozzi di celle reali. La regina, le api a volte non riconoscono l'odore della regina perché magari si sta facendo i cavoli suoi su un telaio da una parte, di conseguenza avete visto che la regina è sul secondo telaio. Passati due telai, il terzo telaio da dove era la regina presentava una cella reale. Questa normalmente è una disfunzione che succede nella famiglia quando le api non sentono l'odore del feromone, soprattutto adesso che siamo a settembre. Non sentono l'odore della regina e quindi tendono di farne un'altra. E poi vediamo più avanti in altri video di che cosa stavo parlando. Queste strisce qua adesso le posso togliere perché erano strisce che avevo messo tempo fa. Boh. Allora, poi qui abbiamo, adesso il video sta diventando un po' lungo, non dobbiamo esagerare. Qui abbiamo un telaio che avevo messo e come vedete vedere lo stanno riempiendo di scorte, di miele e robe varie. Quindi lo lasciamo qua. E lasciamo che queste continuino a lavorare nel costruirlo e a portarci le varie cose. Ok, per adesso è tutto. Abbiamo visto alcune cose su una famiglia per i primi passi di cosa di come controllare, vedere se tutto a posto, se c'è la regina, se c'è la reale. Abbiamo detto già un po' di cose e senza esagerare a riempirvi la testa di troppe informazioni. Poi ci vedremo nel prossimo video e andremo avanti a capire altre cose. E boh, ci vediamo poi nel prossimo video. Spero che vi sia piaciuto. Iscrivetevi e mi raccomando, commentate che i vostri commenti sono sempre utili. Ciao a tutti!